Il nuovo corso del Giulia Basket ha voluto mettere una certezza prima di tutte, il coach Andrea Zanchi, che categorie di A2, Serie B, ultimamente col settore giovanile del Montegranaro. Questa nuova esperienza a Giulianova, con una nuova società, con quale obiettivo? L'obiettivo è di divertirci, che in un'epoca di Covid molto triste e in un'epoca anche dove la pallacanestro italiana per vari motivi non è che stia vivendo un gran momento, è la cosa migliore. Divertirci stando bene assieme. Se ci divertiamo stando bene assieme riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi e a vedere la crescita dei giovani, che è quello che vogliamo. È una piazza nuova, fresca, fatta di persone per bene. Sappiamo che ci sono realtà molto forti economicamente, ma molto spesso anche con l'umiltà e le idee si possono fare buone cose. Un girone diverso rispetto agli ultimi campionati per quanto riguarda il gruppo C della Serie B, prevede squadre venete, friulane, non ci sono più le romagnole, un girone comunque molto complesso. Guarda, io non conosco le altre squadre perché devo concentrarmi sulla mia, abbiamo tempo sperando che si possa giocare, speriamo tutti perché la situazione è molto in divenire purtroppo, non per colpe di nessuno ma della fatalità e della casualità. Abbiamo tanto tempo per prepararci e vedere gli altri. Sicuramente noi siamo una delle squadre più giovani e siamo una delle squadre che deve fare un cammino più degli altri. Abbiamo le idee ben chiare, abbiamo gli obiettivi ben chiari, vogliamo vedere crescere questi ragazzi, fare un campionato di crescita in serenità, sapendo le difficoltà, ma proprio perché le sappiamo dall'inizio dobbiamo essere pronti ad affrontarle. Io credo che lo spirito può fare tanto. Per quanto riguarda il girone, e il lavoro può fare tanto, soprattutto il lavoro. Per quanto riguarda il girone, il girone è un po' anomalo, se devo dirti, non me l'aspettavo. Per quanto io sono contento, essendo veneziano, ho la famiglia a Venezia, quindi magari qualche volta vado da mio padre. È un po' anomalo, sinceramente mi aspettavo per il Covid un girone con delle vicinanze, con trasferte più vicine, proprio per un fatto di contagio. È venuto fuori un girone strano, anomalo, ma molto tosto, perché le venete sono storicamente squadre molto organizzate, molto fisiche,